Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi siamo a Varano de Menegari, vicino Parma. E questo è un video fatto in omaggio a Andrea, il mio carissimo amico, che ormai conoscete tutti se avete seguito i miei video fino a quest'oggi. E siamo proprio in questa pista qui dove ho registrato, ho fatto un piccolo video in cui si faceva vedere dal vivo le corse di moto all'epoca, quella domenica lì. E siamo con quindi questo tracciato di Varano de Menegari e su una pronti a salire su questa Ferrari 643 della FS, non mi ricordo ragazzi la mod, quindi Ferrari 643 che ha corso nel campionato del 1991. Come vedete qui, da come si può vedere, è la livrea di Alain Prost. Potete apprezzare tutti i dettagli. Io metto le mani avanti perché non vedo quello che ho. Mi posso abbassare per farvi vedere tutti i dettagli di questi. Ah, sì, sono un po' bloccato. Dei ragazzi come hanno fatto un ottimo lavoro. E questa è una cosa che con il casco di HTC Vive è veramente fantastico da fare. Il bello di Assetto Corsa è che tutta la macchina è il rendering del 3D è fatto, cosa che su altri giochini che non sto qui a nominare non è fatto. Io sono un po' più avanti e quasi alla prima chicane, alla prima variante. Io provo a sedermi senza fare danni per poter cominciare a girare. Guardate qua ragazzi, hop, uno si siede e si ritrova in macchina. Ah, guarda, uno guarda gli specchietti. Proviamo. Allora, questa è forse la terza o quarta prova che faccio per l'audio, perché questo motore è talmente potente che copriva la mia voce, quindi spero che adesso mi senta bene. Iniziamo subito a girare per farvi scoprire questo fantastico tracciato. Nelle vesti del professore Alain Prost, che lottava con il mitico Senna, Mansell, Piquet, insomma è una categoria di Formula 1 che ha fatto sognare tantissimi appassionati di questo mondo, e quindi questi mod hanno riprodotto questa macchina in modo veramente fantastico, la 643, 750 cavalli di pura potenza, e qui a Varano de Menegari ci ho messo una vita a trovarla sto tracciato, ma l'ho fatto. Andrea me l'aveva fatto scoprire all'epoca, mi ricordo, per GTR2. Per Assetto Corsa avevo un po' di male a trovarlo, e poi alla fine su un video di YouTube, vi dico la verità, ho trovato il link per il download. Intanto io un po' di difficoltà, ma non importa, lo scopo è quello di farvi apprezzare il tracciato. Però io vi devo dire una cosa, se avete visto i miei video precedenti, io ero lassù che guardavo le moto sfilare in questo curvone. Ci sono anche le postazioni dei Marshall, che Andrea vi ricordo che è un commissario di pista. E io ero qui che sbandieravo. Insomma ragazzi, la vita è veramente strana. Uno può vivere realmente un qualcosa e con l'HTC Vive può riviverlo. Revive. A proposito di caschi di realtà virtuale, io volevo segnalarvi qualcosa di molto importante, visto che mi seguite, sapete che parlo dell'HTC Vive, parlo dei pro, dei contro, eccetera. Sapete benissimo come la penso sull'HTC Vive, che è un'esperienza almeno quantomeno da provare, e che il suo costo comunque è abbastanza proibitivo. Impedisce a molti di poter entrare in questo mondo fantastico. Però sappiate che in questo momento Oculus Rift fa, perché alla fine sono similari questi due caschi di realtà virtuale, è in promozione a metà prezzo, mi pare che siano 400 euro. Certo, sono sempre soldini, ma piuttosto che pagarlo 800, io ve lo segnalo, perché non è che ero tentato di comprarlo, perché uno quando c'è il Vive non è che se ne compra due. Però ragazzi,
intanto vi faccio apprezzare i pit stop. Io ero qua sopra, sono salito qua, sono sceso qui anche fisicamente a vedere, gli stand erano aperti ovviamente. Toh, no, non faccio il pit stop. E quindi per tornare al discorso realtà virtuale, l'Oculus Rift in questo momento è in una bellissima produzione a metà prezzo, perché insomma ragazzi vogliono lanciarlo questo mercato, quindi hanno abbassato appunto il prezzo, e quindi in questo momento Oculus Rift appunto mi pare a 400 euro giù di lì, e che è molto interessante. Torniamo su questo circuito Varano dei Menegari. Io spero che si possa apprezzare anche il suono di questo meraviglioso Ferrari 643, 750 cavalli di pura potenza. Io proverò a fare un altro giro, anche se l'auto fantasma, che credo che riusciate a vedere, è il mio best fatto nella registrazione precedente, quindi se riesco a farlo, perché veramente mi sono superato. Va bene, lasciamo stare l'hot lap perché apprezziamo, guardiamo le montagne, che bello, guarda. Bene ragazzi, io chiuderei con questa mod, doppia mod, 643 Ferrari, campionato 1991, e che trovate sul Race Department, il circuito di Varano dei Menegari, appunto un piccolo omaggio ad Andrea, che saluto. E ovviamente vi saluto a tutti voi, vi ringrazio per avermi ancora una volta seguito. Se il video, come di consueto, vi è piaciuto, cioè se vi è piaciuto, e come di consueto vi chiedo, lasciatevi un pollice in su, non esitate a commentare, soprattutto se volete sapere dove scaricare Varano dei Menegari. E vi lascio con una cosa: per coloro che avessero la Fanatec Q3, la pedaliera, ho scoperto come attivare il Rumble, quindi i motori per le vibrazioni su Assetto Corsa e Project Car. Quindi se vi va, me lo lasciate qui in commento, vi faccio un video di come attivarli se non lo sapete già. Ragazzi, un abbraccio, alla prossima da Fabrizio. Ciao!